Yume no Shima Park, ben trovati. Appena terminata la prima volée, tutto molto teso per quanto riguarda questo inizio di finale per il bronzo tra la statunitense texana Mackenzie Brown e la nostra Lucilla Boari. Nella prima volée, ovvero nelle prime tre frecce scoccate dall'atleta mantovana, un 10, un 9 e un altro 9. Dall'altra parte, praticamente stesso copione, ma con i due 9 che sono stati decretati dai giudici soltanto dopo verifica, sembravano essere 8. Entrambi erano ambigui, terminati in prossimità delle linee. Dunque, e successivamente la decisione è andata a favore della statunitense. Un punto per parte, quindi, nella prima volea. Appena iniziata la seconda, di altissimo livello questa seconda parte di gara, subito con 2-10 si sono presentate nell'alternanza, nello scoccare dalla linea di tiro, la statunitense Brown e la nostra italiana Boari, che ora va a scoccare la seconda freccia. E un secondo 10 aveva precedentemente colpito un 9, la Brown, che ora al tiro. È importante questa parte di gara anche dal punto di vista psicologico, è sicuramente favorita, lo dice il ranking, la texana. 10, 9 e 9 per quanto riguarda l'americana, 10 e 10 per la Boari, che va a centrale un 9, ancora un punto per parte. È una gara, Daniele Masala penso me lo confermerà, molto equilibrata. Una gara di nervi, una gara di tecnica, una gara di freddezza, e qui la psicologia vale molto più di quanto insomma possa fare l'allenamento. Saranno due atlete sicuramente allenatissime, quindi adesso conta soltanto la testa, magari un po' di fortuna, un colpo di vento, non so, ma dobbiamo pensare soltanto a fare riferimento a quelle che c'è dentro di noi, alla forza interiore. Tutto questo lottando anche con le forze della natura. Meteorologicamente è una giornata bizzarra. A Tokyo ci sono delle nuvole minacciose, già del vento che non favorisce certo il tiro con l'arco. La Boari con il 29 contro il 28 di Mackenzie Brown si porta in testa, seconda volée che determina un 3-1 parziale. Il raggiungimento, lo ricordiamo, di 5 punti permette la vittoria di questo confronto al femminile. Una premessa necessaria, siamo entrati subito in cronaca, già nella storia la nostra Boari, visto che è l'italiana ad andare più avanti nella prova individuale femminile alle Olimpiadi nel 2012 a Londra. Pia Lionetti si piazzò settima e già sta lottando per una medaglia di bronzo. 7 per Mackenzie McBrown. È un 7 che può sicuramente fare la differenza in questa terza e decisiva volée. Ancora Boari alla linea di tiro, è un 9. È un 9, avanti di 2 punti. Si somma naturalmente la cifra che arriva dalla successione dei 3 tiri: 9 più 7 per la Brown. Non sai quanto pesano queste frecce adesso, non sai quanto possono essere veramente pesanti psicologicamente. 10, che brava. 10, 19. 19 complessivo contro il 16. 3 punti di vantaggio, sfavorita 9. Senz'altro nella partenza. Adesso è un complessivo, 25. Direi anche facciamo scorrere il silenzio. E 9. 28 a 25 in questa terza volée. Andiamo a ricapitolare quello che è successo nella giornata davvero storica per quanto riguarda il tiro con l'arco italiano. La cavalcata ha portato, dopo 4 successi, la Boari ad arrivare a questa finale per la medaglia di bronzo, 5-1 adesso, che può essere confermato nella prossima quarta volée. La polacca Zizanska l'ha rebagliati, dunque l'altra azzurra è stata eliminata in uno sfortunato incrocio che era ai sedicesimi di finale, poi la bielorussa Anna Marusava e infine la cinese, prima di affrontare la cinese Wu, prima di affrontare la russa e ostica Osipova. 9 per Mackenzie Brown, tocca alla Boari. Tocca alla Boari scoccare questa freccia. Sono i 20 secondi canonici che ogni volta portano l'atleta ad impegnarsi per il 10 in questo caso. Il 10 in questo caso porta avanti la nostra. Tantissima attenzione, questo è veramente il set decisivo, Daniele. Assolutamente, e qui la tensione gioca tutto, gioca veramente la medaglia. E questa è una medaglia che si ricerca per tutto l'anno, che si cerca per tutti gli anni anche antecedenti in allenamento.
la tensione dei nervi, ma anche quella muscolare, la forza che bisogna imprimere dopo aver incoccato la freccia. L'ha visto subito che aveva scoccato male. Appena è partita la freccia ha fatto un segno di diniego col viso. Parziale complessivo 18 per Mackenzie Brown, 7 più 10, 17 per quanto riguarda la Boari, 9 più 8. Con un 9 sono pari. 9-9-8 per Mackenzie Brown, 26 complessivo e 17 per ora per la Boari, che andrà a centrare. Capito? È passata, medaglia di bronzo. Bronzo italiano nel tiro con l'arco e al femminile anche questa medaglia. Giornata avara di emozioni, ma anche di eventi in cui potevamo dire la nostra, ed è da outsider che raggiunge e fa centro, possiamo dirlo, non solo in senso metaforico, Lucilla Boari da Mantova. E questo il risveglio per felice per molti che staranno sicuramente ascoltando Radio 1, Italia che porta a casa la medaglia di bronzo nel tiro con l'arco, nell'individuale femminile, uno sport veramente che ha riservato amarezza nel corso di queste Olimpiadi, soprattutto per la sfortuna. Abbiamo affrontato le impossibili da superare coreane nella prova a squadre, le olandesi, anzi la squadra mista olandese nell'esordio, all'esordio anche di questa disciplina, con l'Olanda che è poi è andata a sfidare proprio in finale la squadra coreana, che ha vinto anche là. E questa volta però la fortuna e anche forse il meteo nipponico gira dalla nostra parte. È arrivata la medaglia di bronzo di giornata, è arrivata la medaglia di giornata per l'Italia, Lucilla Boari, lo ripetiamo, nel tiro con l'arco. Lucilla Boari, tiro con l'arco, medaglia di bronzo, grande gioia per il nostro sport. Ventesima medaglia, sono 45 secondi circa. Ascoltiamo Lucilla Boari. Settimo cielo, forse anche all'ottavo se ce n'è uno. È bronzo, ma pesa come un oro, sinceramente. Sono veramente contenta e non potevo chiedere di meglio. Rifarei tutto ancora, sinceramente. È stato un anno particolare, veramente quasi due ormai, perché comunque tra tutta la questione del Covid l'ho passato anch'io, fortunatamente senza sintomi, però sono stati dei giorni in cui un po' di smarrimento tra quarantene, e quindi veramente questo ne è valsa la pena, e il sacrificio che ho fatto fino ad adesso è stato tanto, e niente, sono stata premiata. Lucilla Boari, 24 anni, da Mantova, ha fatto centro, e con lei il tiro con l'arco italiano, ma soprattutto il movimento femminile che si riscatta dopo l'indigeribile semifinale di Rio de Janeiro, che precluse un possibile oro e un bronzo pesantissimo, quello raccolto a Tokyo, partendo da lontano come outsider e superando avversarie più quotate nel ranking, inclusa l'altra azzurra, Chiara Rebagliati. La migliore prestazione arriva nel momento della verità, la finalina per il terzo posto stravinta 7-1 con la numero 5 al mondo, la texana Mackenzie Brown, 6 centri su 12 tiri, concentrazione massima per superare la statunitense, il vento di pioggia e mesi davvero complicati. Quello di Lucilla è il primo titolo di sempre per un'italiana ai giochi, la migliore era stata Pia Lionetti, settima a Londra, e arriva a 9 anni dall'ora squadre maschile, assente in questa edizione. C'era anche Mauro Nespoli, chiamato all'impresa domani nella prova individuale che chiude un'Olimpiade di soli ori coreani all'arco.